Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. La liturgia della parola di questa domenica è meno chiara di altre volte, si fa fatica a rintracciare subito un filo rosso. Di solito la prima lettura e il Vangelo sono molto in consonanza. Questa volta sì, c'è questa immagine dell'albero e dei frutti, che sicuramente è un legame, però poi ci sono molte altre immagini che facciamo forse fatica a tenere insieme. Allora io partirei dalla preghiera di colletta, la preghiera iniziale, che credo che ci dà una direzione in cui ascoltare questi testi. Abbiamo iniziato l'Eucaristia pregando così: O Dio nostro Padre, che ha inviato la parola di verità, risana i nostri cuori divisi, perché dalla nostra bocca non escano parole malvagie, ma parole di amore e di sapienza. Proviamo a immaginare che questa preghiera ci serva a capire dove siamo e a capire cosa vuol dire questa parola. Abbiamo dei cuori divisi e non riusciamo a parlarci bene, amichevolmente. Gli scenari di cui, che abbiamo evocato all'inizio dell'Eucaristia sono la proiezione estrema di questa situazione, no? Di divisione tra di noi e di incomunicabilità. Però restiamo un po' più dalle nostre parti. Perché ci troviamo in questa situazione? Credo che per unificare un po' tutte le letture, prima di approfondirle, potremmo dire così: non riusciamo a parlarci, siamo tutti molto divisi, perché siamo ancora come degli oggetti sparsi che non riescono a stare insieme, come degli attori che non riescono ancora a recitare coordinati fra di loro. Questa immagine la dico perché in questa liturgia della parola, se ci avete fatto attenzione, vengono evocati in modo metaforico dei processi. Anche noi siamo dentro un processo di cambiamento, di trasformazione. Nella liturgia si parla di ceramiche, di alberi, eccetera, eccetera. Ecco, anche noi dovremmo ricordarci che la nostra vita è dentro una trasformazione, lo ricordava San Paolo. Quando questo corpo corruttibile sarà diventato incorruttibile, quando la nostra mortalità sarà diventata immortale, ecco, noi siamo dentro questa grandissima avventura di diventare immortali, passando attraverso la morte però. Ma in questo viaggio siamo purtroppo tentati di darci consigli a vicenda, in malo modo. Perché tante volte guardando a destra o a sinistra vediamo nell'altro delle cose che non ci piacciono, anzi, che ci sembrano segnalare, un po' come le strisce in autostrada, no? Che ci segnalano la nebbia, che stiamo magari andando in una direzione sbagliata. E allora ci avviciniamo elegantemente all'altro dicendo: scusa, ti posso far notare che c'è un difetto in te? Da qui inizia la nostra divisione, cioè quando non ci rendiamo conto che andiamo dall'altro magari con una buona intenzione, ma sempre un po' non memori del fatto che se lui c'ha una pagliuzza,
Noi magari abbiamo una trave, come Gesù non esita a dire. Sarà capitato a tutti, no? Di accorgerci che questa dinamica a turno la viviamo, la vive ciascuno di noi. Uno verrebbe a dire, ma come mai noi abbiamo sempre la trave e l'altro c'ha sempre la pagliuzza? Com'è questa sproporzione? Semplicemente perché la trave è la nostra. E noi non ce ne rendiamo conto. E incide tanto, perché se io non vado prima alla mia purificazione e mi preoccupo per quella dell'altro, faccio dei danni, faccio dei grandi disastri. Inoltre, questo è il motivo per cui tante volte non riusciamo a dirci parole d'amore, anche se vorremmo, ma tante volte noi vorremmo abbracciarci, amarci, volerci bene, ma vi accorgete, no, che tentiamo di parlare e invece ci urtiamo, non ci comprendiamo. Vorremmo dire una cosa carina all'altro e l'altro la fraintende. È proprio una fotografia reale, no, quella che questa liturgia ci costringe a fare. Ora, se le cose stanno così, cioè se abbiamo questo problema che siamo tutti dentro un grande processo, ma purtroppo i nostri pregiudizi o i nostri giudizi reciproci frenano questo processo, perché è come se non credessimo che questo processo lo sta portando avanti qualcun altro, un autore. Allora ecco che ci vengono utili le immagini che ci sono, no, in questa liturgia. La prima è quella del siracide, dove si dice così: quando si scuote un setaccio restano i rifiuti, quando un uomo discute ne appaiono i difetti. Come dire, noi tante volte nella vita potremmo anche sembrare delle personcine buone e brave, ma nei momenti difficili si vede che c'è dentro di noi. La prossima volta che discutiamo e cominciamo a sbraitare e a balbettare, ecco cosa c'è dentro di noi, realmente, al di là delle impressioni. Oppure, i vasi del ceramista li mette alla prova la fornace. Ho chiesto prima ad Alessandra, la lettrice che fa ogni tanto questi lavori di ceramica, e mi ha spiegato che se noi mettiamo un pezzo nel forno non ben strutturato, diciamo così, o con dell'aria dentro, non ben allineato, questo può esplodere nel forno. Cioè il forno rivela come è fatto un prodotto prima della sua cottura. Ora, queste immagini o ci terrorizzano oppure ci devono dare speranza. Qual è la speranza che deve cominciare ad affiorare? Che se tutto è dentro un processo di cambiamento e di trasformazione, noi potremmo imparare a vivere non inseguendo in modo isterico o a volte patetico o a volte frenetico i frutti, i risultati. Quelli arrivano da soli. Un albero, no, si dice nel Siracide, lo si riconosce dai frutti. Cioè, un albero buono produce frutti buoni. Avete mai visto un albero buono non produrre frutti? È impossibile. Tra un po' inizierà la primavera e lo vedremo questo processo. È inarrestabile. L'ansia che dovremmo intercettare è quella di volere i frutti, cioè volerli produrre noi, volerli progettare noi, volerli pianificare noi. E non accorgerci che quando una cosa la metti nel forno, basta, ci pensa il forno, noi non siamo il forno. E non dobbiamo esserlo. Noi dobbiamo soltanto assicurarci che il processo che sta nelle nostre mani sia buono. I risultati arrivano da soli. Un'altra immagine ci può guidare in questo. Il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Ciò su cui noi abbiamo governo sono solo i ragionamenti, i pensieri, perché sono questi che muovono le nostre azioni. Noi possiamo anche ogni tanto nella vita fingere, no? E facciamo un sorriso, facciamo un'opera buona, ma se dentro di me c'ho dei ragionamenti e dei pensieri tutti sballati, prima o poi questa pianta cattiva verrà fuori. Quindi potrei intelligentemente preoccuparmi un po' di meno dei frutti, che tanto arrivano da soli, nel bene o nel male. E iniziare a lavorare un po' più su quello che innesca i processi, che sono i pensieri, che sono i ragionamenti. E su questo facciamo grande fatica a esaminarci, perché siamo tutti concentrati sui frutti,
Ci confrontiamo soltanto sull'esteriorità. Uno è ricco, uno è bello, uno è alto, uno è basso. Ma andiamo un po' dietro tutte queste immagini. Chi è che ha dei processi buoni in corso? Chi è che sta coltivando dei pensieri nobili? Perché i pensieri che coltiviamo, le cose di cui ci nutriamo, un giorno porteranno frutto. Se io leggo banalità tutto il giorno, produrrò banalità. Se io mi interrogo invece più un po' più profondamente, diventerò una persona profonda. Capite? Questo è il messaggio di speranza che c'è nel Vangelo. Non è il frutto buono che rende buono l'albero, è proprio il contrario. Capite? Questo è liberante se lo capiamo bene. Vuol dire che noi dei frutti non ci dobbiamo preoccupare. Vengono automaticamente. Noi dobbiamo solo preoccuparci dove stanno le nostre radici. Su cosa siamo innestati? Su cosa stiamo ascoltando dentro di noi? È questo che genera poi la vita. Ecco, l'immagine potrebbe essere proprio questa. Riconciliarci col fatto che noi forse siamo più simili a degli alberi di quanto immaginiamo. C'è un'immagine molto bella nel Salmo che abbiamo cantato che dice così: nella vecchiaia daranno ancora frutti. La volta scorsa o quella precedente avevo detto che il nostro padre Gianmarco, che è stato a questa messa delle 21, stava un po' male, no? È una persona che sicuramente è nella vecchiaia ormai. Ecco, è tornato a casa dall'ospedale, no? Ha ripreso subito a fare tutte le cose che, quasi tutte le cose che in genere fa. È molto bello vedere una persona anziana che nella vecchiaia dà ancora frutto, ma in modo molto naturale, non perché ha bisogno di tirar fuori frutti. Perché quando una pianta è coltivata bene, è piantata bene in terra, non smette di portare frutto. Quindi quello che la parola di Dio in questa domenica ci vuole dire è che delle 10.000 preoccupazioni che in genere sequestrano un po' tutti i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, forse potremmo fare una scelta. Sulla maggior parte delle cose della vita noi non abbiamo il controllo. Guardate un po', tentiamo di mettere una pezza da una parte e ora esplode il muro da un'altra parte. Lo vedete che non si finisce mai di aggiustare la parete. L'unica cosa su cui possiamo veramente avere un po' di controllo sono i pensieri e i ragionamenti che ci spingono ad agire. Stasera, capite, dopo la messa potremo decidere in che modo congedarci da questo giorno. Se farlo con una preghiera, in pace, con un momento di silenzio, oppure riempirci di nuovo la testa e gli occhi di immagini, di notizie. Sta tutto nelle nostre mani. Noi possiamo nutrire le radici, noi possiamo decidere come nutrire le radici. Poi i frutti arriveranno da soli. E c'è un'ultima immagine molto bella e molto ricca di speranza. Alla fine di questo Vangelo Gesù dice: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Sembra che si crei un'opposizione tra buono e cattivo. In realtà la parola cattivo che c'è nel Vangelo potrebbe essere meglio tradotta con guasto o marcio. Quindi l'unica differenza che esiste è tra alberi buoni, che fanno dei frutti buoni, e alberi che eventualmente, se non vigilano sui pensieri, sui ragionamenti, su tutto quello che genera la vita, possono guastare il frutto. Non avete mai visto una mela guasta? L'abbiamo vista tutti, no? Questo è quello che ci può accadere. Ma rimane una mela, non è che diventiamo un'altra cosa. Questo vuol dire che siamo ancora in tempo per governare i nostri processi. Qualcuno di noi magari si sente una mela guasta e lo è, nel senso che ha sciupato tante occasioni della vita, si è ammaccata in mille luoghi e in mille modi. Ma noi restiamo alberi che portano frutto e basta un attimo a riorientare le radici nella direzione giusta e lasciare che poi sia il processo a generare i frutti. Questo vuol dire anche che quando ci accorgiamo di avere qualche ematoma sulla superficie della nostra vita, non dobbiamo preoccuparci di nasconderlo, di occultarlo o di giustificarci. Dobbiamo soltanto lavorare sulle radici e poi i frutti verranno a loro tempo. Il Signore in questa domenica ci chiede di fare una cosa
molto profonda ma molto chirurgica, lavorare sulle premesse della vita. Perché lo vediamo poi quanto è difficile arrestare i processi. Noi guardiamo adesso questo processo così complicato, noi siamo qui questa sera a pregare, a chiedere a Dio che intervenga, che guardi la sua umanità, che soffre, che combatte, che è divisa. Ma lo sappiamo bene che politicamente, storicamente, questo è un processo molto complicato. Ci sono mescolate tantissime cose, tantissimi pensieri, ragionamenti sballati. È come la dipaniamo questa matassa? È molto difficile. Allora chiediamo al Signore, mentre preghiamo, mentre speriamo, di darci questa sera questa grande intelligenza. Abbiamo la possibilità di entrare dentro di noi e illuminare i pensieri e i ragionamenti che guidano la nostra vita. Non abbiamo paura a farlo. Magari troveremo dentro di noi tante cose inutili, tante menzogne, ma ogni tanto è necessario scendere in cantina e fare un po' di pulizia. Questo è quello che ci serve fare continuamente. Questa è la preghiera, questa è la vita spirituale. Che il Signore ci aiuti ad avere questo coraggio di scendere giù in cantina sapendo che troviamo sicuramente un po' di disordine, ma di prenderci del tempo per mettere un po' in ordine lì dove tutte le cose poi iniziano. Siamo alle porte della Quaresima, mercoledì saranno già le ceneri, è il tempo propizio, è il tempo favorevole per fare questo.